Entriamo nel terzo faro del gioco. Il faro di Giove. Che bella atmosfera, incredibilmente pesante. Qui ci sono delle statue che per qualche arcano motivo sembra che possano animarsi. Però vediamo qua sopra. Secondo me è un'uscita questa. Però già che siamo qui, sì, questa è l'uscita. Lì ci sono gli ascensori. Un po' come al faro di Mercurio, che una volta combattuto con Saturos siamo scesi, siamo arrivati davanti alla fontana. Che tra l'altro, piccola parentesi, per chi se lo ricorda, dal gioco precedente mi sono portato l'acqua della fontana, appunto. Non credo ci serva a nulla, ma è un oggetto unico che... perché non averlo? Cioè, oggetto unico, è un oggetto unico che non c'è in questo gioco. Non se non lo importi, almeno. Dove arriviamo? Siamo dall'altra parte, eh? Ah, giusto, ciclone, è vero. Me l'ero scordato. Non lo facevamo da talmente tanto tempo che proprio... chi se lo ricordava? Credo che l'abbiamo fatto solo per ottenere un Digin. Questa cosa qua di scendere giù col ciclone. Cosa sei tu? Lo scorpio demone. Che no. Anzi, aspetta. Giusto per salto morte. Vediamo com'è. Intanto tu prova con questo e voi picchiateli. Giusto per vedere. Bello con l'esplosione alla fine. 328, eh. Ok, non hanno tantissima vita. E non ha... sapiente, brava Sara, e non ha tanta difesa al fuoco. Beh, dai. Allora, in realtà non c'era motivo di usarlo, non quello di Jenna. Però Jenna, in realtà, sta finendo un attimo sotto per via della scarsa fortuna. Però è vero che anche Garrett aveva scarsa fortuna. Non sono sicuro di voler sprecare questo Pepe Fausto, però quasi quasi. Se c'è la possibilità in più di avere un... pelino, ho sbagliato, un pelino in più di fortuna, non vedo perché non provarci. Ciao, anche sta piantina non la vediamo spesso, eh. A parte che facciamo ciclone raramente al di fuori di aree in cui serve effettivamente. Però, beh, una foglia menta, ottimo. C'è da dire che nonostante il primo gioco l'abbiamo giocato comunque in maniera egregia, nel modo più perfetto possibile, trovando tutte le cose una per una che ci servivano, qua abbiamo rotto il gioco, a parer mio, in modo eccezionale. Tra l'altro, non mi ricordo quanti scarponcini ho fatti, ma credo di averne fatti per tutti. Hanno detto di sì con la testa. A parte la lama solare, che vabbè. Però corona della gloria, scudo egido e armatura erebo, che sono tutti, e anche gli iperstivali, sono tutti oggetti che ottieni effettivamente fino a questo punto del gioco. Mi sento di aver giocato in modo comunque bello preciso. Per non parlare poi anche della camicia di Mithril, ma quello è un plus. Ok, due vie. Questa qui allora. Vediamo. Ah, è arrivato il momento. Andiamo di illusione finché non finiamo i pipì. Ok, perfettamente a zero. Ritirata. No? Ah, oh, foglia menta. Oddio, sai che in realtà... non ti direi neanche di no. È più agilità, però... ma... ah, giusto. Il glitch della ritirata, è vero. Sai cosa? Piuttosto che dovermi rifare tutta la strada, lasciamo in pace la foglia menta. Ma la veniamo a prendere, se ci serve, quando usciremo dal faro. La lasciamo qui per il momento. Ok, qui abbiamo il fluttua, che direi di mettere già attivo e via. L'unica menata è che quando fluttui non corri, vai proprio piano piano così. E poi ciclone. Bravo, stavo dicendo vai. E siamo all'interno del faro. Che strani modi di entrare dentro sti fari, eh. Ok, siamo all'entrata in pratica, certo. Abbiamo fatto il giro lungo per arrivare qui. Per nessun arcano motivo, però. È già stato attivato? Scusa, eh. Noi abbiamo l'astro di Giove. Perché questo è già attivo? Beh, intanto dobbiamo spostare questo da là sopra a qui. Vediamo se... no, di qua non si passa. Ed ecco qua il nostro primo nemico. Non è vero, l'abbiamo già affrontato prima. Per nostra fortuna, però... Felix in fondo non ha bisogno di PP, quindi li possiamo bene o male ricaricare anche solamente camminando. Anche se devo dire 192 camminando, sarà un pelo lunga la cosa, però non è un problema. Però aspetta un attimo,
L'effettino qui l'avevamo visto anche nel primo gioco. Spostiamo questo qua sopra, che molto probabilmente, a meno che non si sposti dopo, e credo, mi sa di sì, ci servirà di sicuro. Allora, questo è bloccato, questo è bloccato, quello lì è bloccato. Dobbiamo arrivare da quella parte, ma perché ho l'impressione che mi serva l'acqua? Non credo, però. Allora, iniziamo facendo questo. Ok, questo non era bloccato. Non ho guardato bene bene. Quindi tiriamo questo su, questo lo spingiamo indietro, questo lo tiriamo su, ecco fatto. Ed infine, tac, vai. Ah, giusto. Prima bisogna spingerlo un pochino se vogliamo farlo rotolare. Pezzo di armatura? Sì, la tunica errinea. Beh, aumenta l'attacco e l'evasione, eh? Non è male. Certo, servirebbe a Jenna, però se lei riesce ad evitare qualche colpo, schifo non ci fa. Beh, poi il bonus d'attacco sono solo 6 punti, per carità. Jenna, bene o male, già va avanti, tranquilla. La tunica che abbiamo attualmente, invece, cos'è che fa? Ridà PS, cavolo. Non è male neanche quella, eh. Però, se eviti nemici, non hai bisogno di ricaricarti PS. Certo, è vero anche quello. Allora, facciamo così. La diamo a Jenna. Poi, se troviamo di meglio, la diamo a Sara, che così l'attacco sì, non è importantissimo, ma comunque è utile. Ma soprattutto eviterà i colpi. Certo, in realtà, a pensarla poi meglio, sarebbe meglio fin da subito che sia Sara a evitare i colpi. Quello è vero. Beh sì, è tutto un attimo da decidere, però è meglio darla a Sara e fare il contrario se e quando troveremo di meglio per lei. Allora, questo dobbiamo spingerlo di sotto. Ecco qua. È da un po' che non facevamo neanche burrasca su una catena. Ma ste statue sono troppo fatte bene per non essere mosse. E certo, davanti alla porta troviamo una mazzacoda. Beh dai, non è neanche resistentissimo. Wow, che cielo. Non pensavo fosse così brutta la situazione. E io intanto sto proseguendo, ma non so neanche dove sto andando in tutto ciò. Un po' come nella mia vita. Quella è una porta rossa, quindi avremo bisogno di una chiave rossa. Qui invece abbiamo bisogno di rivelazione. Ecco qua. Qui di nuovo abbiamo bisogno di far levitare tutti quei bottoni. Cavolo. Qui dove dobbiamo andare? Calmi un attimo. Ah, che bella statua. Allora, calmi un attimo. Ci sono tante strade in questo faro. Ti dico che non sono sicuro effettivamente di dove devo andare di concreto. È il bello anche di rigiocare giochi dopo così tanti anni. Bene o male qualcosa ricordi, però sono ricordi vaghissimi. Cioè, nel mio caso questo gioco l'ho giocato una volta sola, per dire. Bene o male invece il primo Golden Sun, qualche oretta in più, gliel'ho buttata e come. Rifacciamoci il giro, vediamo se a questo giro arriviamo dove vogliamo. Ad esempio, tac, ecco qui. Prima di tutto volevo arrivare qui. Un'arma? Sì, l'asta psichica, ottimo. Madonna mia, ma quanta roba d'oro abbiamo. Scatena Nirvana. Beh, 150 d'attacco, cazzo. Allora, sarebbe buona per tutti e due, ma credo che la darò a Jenna, per lo stesso discorso sempre dell'attacco. Attivatela. Tanto qui abbiamo un'altra asta. Sia mai che magari qualcosa di interessante ci esce fuori. Jenna purtroppo è finita un attimo in retrovia per il semplice fatto che, purtroppo, ripeto, tra l'altro dobbiamo arrivare di là. Non riesce a fare molti critici. Certo, fa già molto danno di principio, però i critici, cacchio, con l'attacco che c'ha lei, non ti dico a livello di Felix. Però sai cos'è il problema? Vedi? Quello serviva a buttarlo di sotto. È il problema di essere un bruto. Molta forza. Non so se è il punto giusto, sai. Fammi solo vedere se riappari? No, perfetto. È il problema di avere tanto attacco e, giustamente, poca precisione. Ok, noi siamo arrivati da quella porta. Questo vuol dire che da questa parte noi abbiamo finito. Abbiamo preso l'oggetto, siamo a posto. Però siamo arrivati qui. Qui.
Lì c'è la chiave, aspetta, c'è la chiave lì. E credo che ci servirà levitazione per arrivare lì, vero? Ecco qua. Una volta attivato tutto, ci farà passare. Dobbiamo solo trovare il punto dove attivare il tutto. Sai cosa? Dovremmo trovare una classe nuova per Jenna. Non... credo che dobbiamo andare qua noi. Non che il bruto sia sbagliata per lei, perché Jenna Mena, ragazzi, Jenna Mena, mi ricorda la stanza del sol del primo gioco. No? Però siamo arrivati in cima. Com'è possibile? Però è chiuso il faro, aspetta. Questo però, lo shortcut per tornare indietro, sì, ma probabilmente quando sarà attivo. Dobbiamo togliere il tappo, però siamo già arrivati in cima perlomeno. Allora, questi sono disattivati finché non l'attiviamo. Capitano ovvio. Il problema è come attiviamo noi questo faro ora? La cosa ovvia è scendere lì. Ma il punto è, scendendo qui, possessore del... Ah, mostra il potere di Anemos. Fluttuare, intendi? Ok, sì. Fluttuare è servito. La madonna. Che casino. Minchia. E ora ci dobbiamo rifare tutto il giro, giusto? Fin dall'inizio. Quindi diamo solo un'occhiata. Anzi, potremmo eventualmente... Ah, quello è ancora chiuso però. Ah, aspetta un attimo. Calmi tutti. Questo ancora non funziona. Questo è ancora tappato ed è la cosa più intelligente che chiunque voleva evitare che i fari venissero accesi poteva fare. Ora dobbiamo rifarci tutto il giro dal basso verso l'alto per scoprire come riattivare il tutto. Iniziamo da questo qui, dove eravamo anche prima. Ecco qua. Sospensione. Andiamo a prenderci la chiave rossa. Fatto. Torniamo indietro e andiamo a vedere gli altri meccanismi che si sono attivati. E infatti qui si è attivato il meccanismo. Fammi vedere giustamente. Aspetta un attimo. Vuoi vedere che uno di quei blocchi io devo lanciarlo qua sotto e non dall'altra parte? Ah no. Scherzavo. Va benissimo così. Vediamo. Nemico nuovo, è una mummia. Mummia immonda. Vediamo quanto resisti. Direi poco. Direi un oggetto curativo. Non è propriamente curativo, però ci siamo. Lì c'è la porta blu, tra l'altro. Sai, forse se avessi fatto ritiro e avessi fatto il giro dal basso verso l'alto, forse ce la facevamo più facilmente. Nirvana! Beh, cazzo! Uno in più, uno in più di fortuna e guarda Jenna che cacchio ti tira fuori. Questo c'era prima? Non mi sembra di averlo visto. Ok, qua è dove siamo arrivati prima. Sono sceso direttamente e non ho guardato di là? Due volte su due Nirvana. Da quando gli abbiamo aumentato di uno la fortuna e cambiato la mazza. Brava Jenna, porca miseria. Iniziamo a risalire. Poi vediamo piano piano dove finiamo. Shup. Eccoci qua. E siamo alla porta rossa. E abbiamo la chiave, per fortuna. Ecco fatto. Dalla porta rossa noi dove andiamo? Andiamo qui. Va bene. Ok. C'è un arciere qui. Ma perché sembrano che queste statue bisogna attivarle? In qualche modo... Questo è un mimic. Ormai, guarda, master in sgamo mimic. Voglio proprio menarlo forte, scusami. Voglio proprio menarti di cattiveria. Salto morte! Lancia in flusso! Ed è ancora vivo. Bravissimo. E ora ti meno. È il tuo momento di morire. Bastava poco così, eh. Che poi il cristallo psi, vabbè. Sì, un buon oggetto, ma
Poteva darci magari qualcosa di meglio. Mi aspettavo una porta nascosta lì. L'unico posto dove abbiamo trovato porte nascoste è stato l'ultimo faro che abbiamo fatto nel primo gioco, proprio all'inizio della stanza, quando abbiamo trovato il faro con, cioè la porta nascosta a praticamente inizio del faro. Forse è una via di ritorno? Eh sì, per forza. Forse dobbiamo cadere dall'alto. Eh sì, dobbiamo cadere dall'alto, perfetto. Allora, iniziamo prendendo tutti gli oggetti, poi ci pensiamo. Vabbè, poteva essere di meglio, poteva essere anche di peggio. Mi ricorda molto la torre cielo di Pokémon, questa stanza, dove devi cadere per forza a destra e a sinistra. Ok, qui se vogliamo prendere l'oggetto dobbiamo scendere qua, spingere quello e poi andarcelo a prendere. Quindi, questo va di sotto, ecco fatto. Sperando più che altro che rimanga lì, perché... Eh sì, ha fatto il rumore, quindi rimane. No, non è vero. Ah, beh, perché forse... ho capito. Non dovevamo andare di là, ma dovevamo andare da questa parte, giusto? Allora, aspetta, facciamo così. Riattiviamo, esatto, le piastrelle. Spostiamo questo di qua. E dovremo riuscire a prendere la mia voce. Ecco, qui appunto... La cesta, secondo me c'è un'altra arma. No, la pozione della nebbia, vabbè, non ci lamentiamo. Dunque, però abbiamo capito che se vogliamo andare lì nel centro, dobbiamo scendere qua di sotto. Cioè, o meglio, salire qua e poi buttarci probabilmente dall'alto. Vediamo. Sì, dobbiamo salire ancora più in alto. Cacchio. Allora, facciamo campo minato. Tac, tac, ecco qui. Spostiamo questo di qua. Ok, non so che cosa abbia attivato. Ah, ecco perché la stanza era così vuota. Quello è tornato lì o è rimasto dove era prima? No, è tornato lì. Ok, ho capito. Proviamo a fare in questo modo. Sospensione. Ce ne andiamo di qua, calmo. Spostiamo lui di qui. Ci sospendiamo nuovamente da... calmo. Da quella parte. Ecco qua. Tac. Ci mettiamo già in direzione e... Sospensione. Via, corri, 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 corri. Perfetto. Sì, penso che siamo arrivati, però aspetta un attimo. Giusto per controllare. Aspetta, perché quella mi pare un po' una trappolina, eh. E questi mi paiono due muri nascosti. No, strano. Ok. Lì c'è l'arciere. Dove dobbiamo andare. Ah, ok. Dicevo, lì c'è l'arciere. Dove dobbiamo andare? Perfetto. Arciere. Ecco a lei un po' di energia. Yuppete. Ma poverina. Però perlomeno abbiamo già attivato una delle due statue. Allora, ce ne andiamo da questa parte e cadiamo di sotto. Ecco qua, vai. Una caduta dopo l'altra, prima o poi ce la spezziamo una gambina. Tec tec poi, vedi che scherzo. Ed ecco qua la chiave blu. Cosa sei tu? Una viverna. Beh, effettivamente l'aspetto ce l'ha. E resiste anche. Wow. Aveva resistito a un colpo di Sara più uno mio senza nessun aumento di danno. E con questo la prima parte di questo faro è andata. Grazie. Scendiamo nuovamente di sotto. Ok, questa parte, quella sinistra, credo che l'abbiamo completata tutta. Possiamo andare dall'altra parte ora. Dobbiamo solo capire come. Credo proprio che ci servisse fare levitazione, vero? Esatto. Spostiamo di nuovo lui. Ecco qua. E andiamo anche noi dall'altro lato. Ecco fatto. Ora, qui dove c'era la cesta, perfetto. Qui siamo dalla parte opposta, dove riattiveremo l'energia. Perfetto. Di là però non siamo stati, o sbaglio? Ah, ok. Non avevo visto che era bloccata la via. Ecco qua. E diamogli un po' di energia anche a questo bottone. Oh, finalmente, Jenna.
Uno in più ti è servito di fortuna per ritornare a fare gli attacchi. Brava, cavolo, brava. Ci sospendiamo e andiamo da questa parte. Non credo che ci serva andare di qua. Volevo provare a buttarmi di sotto, sinceramente. Sai cosa? Voglio provare. Vuoi vedere che magari c'è qualcosa? Non credo, però... Ti porta di sopra! Oh! Ok, questo non me l'aspettavo. Iniziamo a spostare... Ah! Ecco cosa ti porta. Vabbè, buttalo via, insomma. Può essere anche buono, perché magari ha un premio che dici... andiamo a vedere. E poi, magari ne vale la pena. Che cosa c'è? Direi che non è totalmente valsa la pena, però... Non ci tiriamo certo indietro. Siamo dall'altra parte, ovvero stiamo andando a destra della torre, vero? Esatto. Se scendo di sotto, forse ci sono due vie per arrivare qua? Può essere? Prima di entrare nella porta blu? No, ti porta solamente di sotto questa, eh? Quindi era anche giusto che tu facessi così. Ok. Beh, allora, qui un attimo abbiamo anche questo, però non mi sembra la cosa giusta. Arriva un fulmine? Palesemente. Però ha attivato il tutto. Ok, quindi era la scelta giusta. E qui abbiamo una fune. Ok. Qua dove siamo? Ah, ok, questo è lo shortcut. Di qua invece dove andiamo? Dall'altra parte. Ok, quindi uno dovevamo farlo per forza e due di qua saremo solo scesi, insomma. In pratica nel fare l'errore abbiamo fatto giusto. Nel solo tentativo di curiosità abbiamo trovato la via giusta. Ok, e quindi ora possiamo entrare nella porta blu se nessun nemico ci ferma un'altra volta. Ok, apriamo la porta. Tieni e via. Ok, ok, calmi un attimo. Mettiamoci già in sospensione. Guarda, ti giuro lo sapevo. Ti giuro lo sapevo che finiva così. Però perlomeno siamo già arrivati, dai. E di nuovo l'arciere. C'è qualche altro mimic qui? Ci sono però due vie, aspetta. Entriamo qua allora. Allora... Oh, ciao, lo sapevo che arrivava qualcuno. Lo sapevo che dovevamo trovarlo. Solo che dobbiamo capire un attimo... Esatto. Il percorso da fare. Questo bottone messo qui, cioè quella martellata palesemente che dobbiamo o togliere o rimettere. Fammi solamente vedere una cosa, aspetta, questo dobbiamo metterlo qui? No, possiamo metterlo anche qui e arrivare subito dal Digin. Ottimo. Oppure possiamo arrivare da qua, forse camminando piano piano, però noi facciamo... Ah no, però aspetta. Eh sì, dobbiamo prima mettere questo qua, dobbiamo spostarlo qui. Controlliamo. Ci vuole poco poi uscire e rientrare. Vediamo se il mio ragionamento è giusto. Ecco qua. Perfetto. E questo qui mettiamoci già in posizione. Ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo. No, non ci arrivo. È fatta apposta questa zona, mi sa. È fatta apposta per fregarti. Vediamo da sopra allora, perché forse c'è un altro pezzo da buttare di sotto. No, però forse dobbiamo attivare prima questo. Questo qua si attiva e questo qua, se lo mettiamo poi giù, secondo me si attiva il martello. Ok, saliamo anche di qua. Che poi pensa, per pochissimo ti frega questa cosa. Ti fa pensare, ah, vuoi vedere? E poi... Però forse, ripeto, forse, la soluzione giusta è anche questa. Magari c'è... No, non credo proprio. Dio mio, se lo sapevo! Lo sapevo che era esattamente come dicevo! Madonna mia! Allora, martelliamo. Quelli saltano fuori. E dobbiamo fare cambio ora. Ecco qua, maledizione a tutti. Tac. E quello si riattiva. L'unica menata è che poi dovrò rifare di nuovo sta roba per mettere i pezzi a posto. Combattiamo? Ovviamente. Ti prego però fa che non scappi. Perché se scappa devo rifarmi tutto. Dobbiamo ammazzarlo praticamente istantaneo. Ti prego non scappare, non fare il pezzo di merda come quello di fuoco. Speriamo che Megiddo lo ammazza. Yes, con grande impatto, ce la facciamo sempre. Mamma mia. E siamo quindi a 8 di tutto, giusto? Spira.
Spira, spira, spira. Che cosa fai? Respira profondamente e colpisci. In pratica è un grosso attacco. Tu diventi un erudito e vai a perdere tutto. Credo che questo al momento sia il meglio che possiamo avere per tutti. Ho trovato gli incastri giusti, forse. Lei diventa samurai, ci perde in velocità, un pochino in attacco, però giustamente ci guadagna Pierce. Lei sale a 9 di fortuna, lui a 10. Mago Albo ha super salute, quindi abbiamo due che possono curarci. Direi che è la migliore combinazione che abbiamo al momento questa. Quindi abbiamo ora due che possono aumentare l'attacco, ovvero lei e Sara. Abbiamo due che possono curare, ovvero Sara e Pierce. Sia Pierce che noi possiamo eventualmente far risorgere la gente. Direi che siamo messi bene. 569 di attacco, 450, 325 e 370, 271 di difesa, 292 di difesa. Perfetto, 284 di difesa e 280. Siamo solo noi quelli in difesa un po' carenti, ma non è un problema. 7 di fortuna però, cacchio. C'è scesa tutta e ci guadagnato Pierce. Speriamo comunque di fare Megiddo in abbondanza. Dai, su, andiamo ad attivare tutta questa zona. Il tutto era per avere qualcuno che comunque ci curasse tutta sta roba. È quello il vero problema. Allora, spostiamo, dicevo, questo di qua, che così ci fa da ponte. Ecco fatto. Dobbiamo mettere tutti questi in modo tale che noi riusciamo a farci un percorso. Quindi uno deve andare qua per forza. Quindi il percorso dovrà essere tac, tac. Abbiamo 4, quindi 1, 2, 3, 4. Perfetto. Stessa cosa sarà invece al contrario probabilmente. Dovrà essere 1, 2. Dobbiamo arrivare qui. 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto. Ci siamo. Ok, da qui dovremmo riuscire a farcela. L'unica menata veramente è che ogni volta dobbiamo spostare questo. Dovremmo esserci. Spero più che altro ne valga la pena. Spero che l'oggetto che ci sia lì ne vale la pena. Però aspetta un attimo, sai che forse non mi serve usare... O forse sì. Forse posso anche levitare e basta. Però anche solo levitando... certo. Beh, non è... Non è così terribile. Stavo pensando che possiamo usare levitazione per levitare noi, ma se dobbiamo levitare dobbiamo scendere. E per scendere dobbiamo usare la scala. Ecco qua. Nuova disposizione. E con questo... 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ecco qua. Possiamo proseguire finalmente. Questo è lo shortcut. A posto. E qui dove siamo? Tra l'altro non sta ancora apparendo nessuno da quando abbiamo cambiato le classi. Forse hanno paura. Ok, di qua si cade, vero? Ok, con calma. Lo sapevo. Ok. Ok, ho capito. Dobbiamo stare lontani dalla statua. Ah, finalmente. Allora, vediamo i danni. Proviamo 1, proviamo 2, proviamo 3 e proviamo 4. 104, non male. Nirvana. 213, noi tiriamo sempre Megiddo perché riusciamo. Dio mio. 686, non male. E prova del fuoco, 198. Non è cambiato molto per Pierce, eh? Faceva 198 anche prima. Ma perché Pierce, giustamente, porello, è un po' in bilico. Pierce è buono che sia tutto acqua, ma da tutto acqua non ha una cura per tutti. Mentre lei in questo modo sì. Le combinazioni di Digin sono veramente complicate in questo gioco. Allora, giriamo a sinistra. Facciamo attenzione al vento. Di nuovo lì finiamo per essere spostati, mi sa, eh? Facciamo attenzione. Vediamo. Devo passare per attivarlo, vero? Sì. Ok. Quindi facciamo così e dovremmo esserci. Di qua c'è qualcosa? No, non c'era nulla. Oh, buongiorno. Cos'è sta roba? Allora, iniziamo a sospendere. Perché credo che qua dobbiamo totalmente fare attenzione al vento. Perfetto. Ciaone. Allora, aspetta. Ok, è quello che volevo provare ad evitare qui. Volevo evitare proprio il vento ed andare subito dall'altro lato. Insomma, ti devi fare un giro mega lungo
Più che altro non capisco che da quella. Quindi vai, 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 perfetto. Dicevo, dovevi farti un giro mega lungo. Ah, lama fetonte. Lama che cosa, scusa? Comunque 8 punti in più di attacco. Fetonte. Oh, può essere buona anche per lei, cacchio. Beh, è un punto solo, però quel punto poi finirebbe a Sara. Beh, lui sono 8 punti ed è comunque 300. Beh, cacchio, vero anche quello, eh. Stavo dicendo, comunque sono 8 punti per lui e lui è più indietro rispetto a Jenna. Lei ci guadagna 349. Così siamo a 370, 349, 451 e 576. Vabbè che poi magari quest'asta può essere buona per una delle due, quindi questa spada la diamo di nuovo a Pierce. Però credo che per il momento ci siamo. Ecco qua, così evitiamo tutto. Andiamo già subito dall'altra parte. Ecco fatto. Dunque, evitiamo già subito la boccata di vento. Qui dobbiamo fare in fretta. No, di poco. Maledizione. Vediamo quanto facciamo adesso con Jenna e anche con Sara. 114, 168, 228 e 124. Boia. Nirvana. 169. Fonte di luce. Wow, che attacco. Però non mi sembra che abbia fatto tutto sto danno, eh. Cioè, nel senso, prima mi sembra che facevamo di più con Jenna. Non lo so, sono in mega confusione per le classi. Perché finché ne hai dello stesso numero, bene o male, te la riesci a cavare. Quando invece iniziano a essere più di uno, meno di un altro, vuoi che uno per forza abbia quella classe, diventa complicato. Però siamo arrivati in cima finalmente. Ecco qua. Dai che attiviamo sto faro. Maledizione. Siamo qui da un sacco di tempo, non ne avete idea di quanto. Ma è colpa mia, è colpa mia che mi sono messo lì a cercare per forza le combinazioni che dicevo io. E waka waka waka. Però ci siamo. Ora dobbiamo solamente ritrovare la strada giusta per risalire.